ahimè, 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 questo non andiamo in giro, andiamo. Però ecco, io preferisco più, personalmente preferisco più un uomo che lo dà, non che lo riceve. E adesso però deve fare i parti con qualche arzilla vecchietta ormai. Ma vedi, sociali, vedi, visto no, che qualche consiglio da dargli a parte di scherzi, le ma io penso che io non devo dare nessun consiglio, perché il presidente Berlusconi è un vero gentleman nato, è un vero gentleman, e sono sicuro che lui starà quelle quattro ore lì con questi signori maturi, che sono, diciamo, non anziani, maturi. Io penso che si anche lui, diciamo, gli darà conforto a queste... Sì, beh, d'altra parte lui ha iniziato anche la sua professione come animatore, cantava sulle navi da crociere. Bravo, bravo. Ma dopo, no, ma lui è uno che sa intrattenere sia i giovani sia persone mature. Perché... Oh, mamma mia, mi sul lontano. Oh, tel mobile, schermato lui me. Perché un gentleman intrattiene tutti, cioè non è che intrattiene solo le belle ragazze o bei maschi. Uno che è un buon intrattenitore, un vero gentleman, sa stare sicuramente con tutti, e penso che lui starà sicuramente e farà sicuramente vivere felice questi signori che stanno lì. Io penso che questi qua sono fortunati, questi sono fortunati, che riceve un gran presidente, un grande gentleman, che lo terrà in compagnia in quei 10 mesi. E io penso che questi qua non dimenticheranno mai la presenza di Berlusconi, specialmente la casa lì diventerà una casa famosa, perché c'è stato un personaggio famoso come Silvio Berlusconi. Bisogna parlare dell'altro personaggio del momento, perché anche a Berlusconi sembra quasi che non dispiaccia quel giovane che sta a Palazzo Chigi, che si chiama Matteo Renzi. Io personalmente l'ho visto un paio di volte che è venuto al Senato. La sua entrata, la prima entrata al Senato, non mi è piaciuto perché voleva farvi fuori tutti. Questo lo dico, è stato un po' maleducato. Io personalmente posso dire che è stato, sì, in questo caso, come dice lei, un po' maleducato, perché non può venire e dire vengo l'ultima volta a chiedere la fiducia, dopodiché, come dice, me ne potete andare tutti. Se era per me, anche perché poi viene di nuovo a chiedere la fiducia, poi sicuro. Se era per me, ci alzavamo tutti quanti e ci non uscivamo, visto che tu allora parla adesso diciamo al Senato da solo, ma insomma. Poi adesso lui, diciamo, sta facendo molte promesse. Io un'altra cosa che io lo dico, ma lo penso, io quello che penso lo dico, io sono, c'ho questo difetto. Sì, certo. Non è un difetto, come dici, non lo è. È un difetto di fabbrica. Io purtroppo sono uno che dico la verità e lo dico anche come la penso. Cioè, io non ho condiviso e non ho... Perché il presidente Renzi, prima ancora di essere presidente del Consiglio, è andato in Germania a parlare con la Merkel, è andata a parlare con Obama, è andata a parlare con Hollande, insomma, tutti questi grandi capi di Stato. Ma che te ne frega a te andare a parlare con questi qua? Lui è venuto, si è seduto nella poltrona automaticamente, e perché ha approfittato che nel loro partito c'era una guerra interna, e si è visto anche alla consegna della campana tra Letta e una brutta scena. Se io guardo la scena di loro e guardo la scena di Berlusconi quando l'ha dato a Monti, con tanto di strette di mano e di sorriso, ecco, lì si vede anche la capacità. Io penso che lì i cittadini devono vedere, dice, ma cappolo, dice, ma noi Berlusconi è un vero gentleman, un vero servitore della patria, guarda,
per il bene della patria, gliela ha data la campana tranquillamente, sorridendo, stretta di mano. Senza rabbia dentro. Senza rabbia. E in tutto che nessuno di questi qua, sia Monti, sia Letta, sia Renzi, ultimamente, nessuno è stato eletto dai cittadini. Si sono impadroniti di quella poltrona automaticamente. Invece, solo l'ultimo governo è stato Berlusconi e scelto dai cittadini. Però nelle urne quegli 80 euro un po' pesano, perché fan comodo. Ma guarda, alle urne quegli 80 euro, allora Renzi, che è un furbacchione, è un giovane furbo, anche i cittadini devono dire, ma come mai? Ce lo dice, ce l'ha detto e ce l'ha promesso solo in campagna elettorale. Perché vuole fare addirittura il primo passaggio alla riforma elettorale e chiede entro il 25 maggio? Cioè, ma io penso che i cittadini questo, ma lo penso tutti quanti, perché, ripeto, i cittadini italiani sono bravissimi e sono intelligenti. E si dice, ma come mai vanno a dire proprio il 25 maggio? Ah, perché dopo dicono, dice, quello non l'hanno voluto fare, dice, io lo volevo fare. Ma ragazzi, a carici un FS, dicono a Napoli, sta cavalcando con l'antipolitico, come fa i grillini. Con l'antipolitica, visto che c'è questa antipolitica, lui cavalca l'antipolitica, parlando e dicendo male di tutti, perché pure io potevo fare quello che ha fatto lui. Se io. Come poteva farlo? Tranquillamente. Se io avevo dell'appoggio dei banchieri, o del. Perché lui ha l'appoggio delle banche, della gente che c'ha soldi. Perché se io avessi avuto pure quello là, parla male, quello è un ladro, quello è quell'altro, mi metto a fare tutto quello che vogliono i cittadini, sentire l'antipolitica, allora magari mi metto a parlare male di tutti quelli che hanno comandato, perché anche lui aveva detto, rottamo D'Alema, rottamo la Bindi, rottamo tutti, allora tutti questi che erano vecchi della politica, rottamava tutti, sta tutto là. E piace anche qualcun altro della sua squadra? La Boschi, quella piace in giro. Ma è una bella donna. È una bella donna. Ieri ha dato un'intervista dicendo che le piacerebbe tanto avere un fidanzato. E si dai. Ma io sono sposato. E faccio proprio 40 anni di matrimonio l'11 allora, maggio. Mettiamo tentazioni. E sono rimasto sempre fedele. Io sempre a mia moglie, ho due nipoti. Guarda, io sto a posto. Io a me, però l'occhio con la sua parte, non è che io lo guardo e dice, ah, Madonna, quella è una bella donna, non è che, scusa l'espressione, ma quando ce ne vuoi, insomma. Quando vedi che è una bella, anzi fa piacere che è una bella, almeno, come dire, quando esce fuori all'estero. Ci si annoia anche un po' meno quando ci sono le audizioni. Almeno, brava, dice, quando viene al Senato, vedi che sono tutti un po', diciamo, maturi. Quando arriva una mena matura si vede meglio con l'occhio, dice, ah, bella donna, anche perché quando esce fuori all'estero ci può rappresentare anche il Made in Italy, è anche una bella donna. Oltre al design, oltre ai nostri prodotti agricoli, però quando va a parlare con i grandi, o Putin, o Obama, eccetera, eccetera, la Boschi non è la Merkel. No, è molta differenza. Differenza almeno di stile. Va bene, senta, grazie. La ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie e benvenuto a lei, e buon lavoro. Grazie altrettanto, grazie.